Preferiti del mese di febbraio? Sì! Let's go! Bene, ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale! Sì, nella nostra cucina virtuale! Ancora pronti Un altro appuntamento con l'immancabile... i nostri amici, dilli tu. No, dilli tu. No, non fai il timido. Allora, sono 55, qui sono 55. Ciao ragazzi. Poi c'è Kamart Mak Mak. Marta, del Marta. Canale La Cucina di Mami, Kamartam. Ciao ragazzi, bene. Siamo pronti per partire anche noi. Naturalmente vi rimandiamo tra le schede informative e i video dei nostri amici che vi suggeriamo di andare a guardare subito dopo aver visto il nostro video. Prima però guardate questo. Molti di voi ci chiedete, ma perché gridate? Perché in realtà siamo sordi, vero giusto? Eh? Cosa? Ti ho detto? Non ti sento. Neanche io, e anche se ti sento ho fatto finta di non sentirti. Siamo sordi, sì. Lo dice anche il nano. Bene, qui. Iniziamo con le domande. 10 domande, 10 scelte random tra un ventaglio di 20. Allora, la scoperta fissazione del mese. Per quanto mi riguarda, ragazzi, io ho scoperto un purè veramente, un purè già pronto. Un purè in busta. Un purè in busta, giusto. Si chiama Krastan, questo nome particolare, ma il purè è veramente buono. È veramente buono e saporito. Tra l'altro, lo produce la Krastan anche per la Auchan, quindi anche il purè Auchan è Krastan ed è buonissimo. E quindi il prezzo anche molto competitivo, mi pare che fosse un euro. Un euro, sì, come quello della Lidl, però è molto più buono di quello della Lidl. Bene, quindi ve lo consigliamo. Allora, per me invece sono dei buonissimi cereali che ho comprato alla Lidl. Sono i cereali, anche integrali, al cioccolato. Allora, sono fatti da due parti, fiocchi di cereale e poi delle palline bianche, degli agglomerati di noccioline bianche. Gli ingredienti sono tutti ottimi, quelli per quanto riguarda i cereali, mentre queste palline hanno l'olio di palma, ma siccome sono talmente poche, possono essere facilmente scartate. E quindi io compro i cereali, mangio tutti i cereali in fiocchi e scarto queste palline bianche che sono proprio un gruzzoletto alla fine, pochissime. E sono buonissimi, ingredienti deliziosi e un sapore, ragazzi, fantastico. Piacciono anche a lui e a Enzo, perché una sera ce li siamo sgranocchiati a mo' di patatine davanti alla TV. Consigliatissimi. La ricetta del mese, per te qual è? Lo strudel della tua cara nonna. La mia ricetta. Quella giapponese è molto buona. Bene, e quindi sì, lo strudel, quello là salato. Lo strudel salato, quello della nonna, buon'anima. Smettila! Lo strudel salato con cipollina e provola affumicata, buonissimo, bravo. Invece il mio, come avrete capito, la mia ricetta del mese sono state le ciambelline. Ho fatto ciambelline come se non ci fosse un domani. Ho ciambellato tutto, buonissime. Buonissime! E se lo dice lui potete crederci. Poi. Allora, verdura o frutta del mese? Verdura o frutta del... per me le arance a gogo. A gogo, buonissime erano questo mese le arance, è vero, lo sono state anche per me, ma più ancora il mango bio. Mango! Molto 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 buono, gustoso, dolce, penso che sia il periodo ottimale per il mango. Fatecelo sapere! Non lo so, anche perché, che ne so, voglia di primavera, quindi questi gusti esotici mi piacciono un sacco. Bravo, brava, da non scambiare con erotici. La schifezza del mese. Bene, anche se sono buoni, però sempre contengono varie schifezzole, sono i cornettini 5 cereali al latte della Bauli, mi pare. Sono buonissimi. Peccato perché sono veramente buoni, ma io me ne frego e me li mangio. L'ho mangiato anch'io. Per quanto mi riguarda invece, io sono andata molto sul goloso ed è la cioccolata agli Noreo, al Neo, si chiamano Neo. Al Neo, sì, che sono le imitazioni, no, al Neo. Il Neo, dovete sapere che alla Lidl sono l'imitazione dei biscotti Oreo. E la Bella Rom, che è una marca di cioccolato della Lidl, fa la cioccolata agli Oreo Neo. Alla Lidl c'è questa cioccolata che ha la scatoletta blu ed è buonissima, golosissima. Non compratela perché sennò ve la spazzolate tutta. Poi l'acquisto del mese.
L'acquisto del mese l'ho fatto io e sono gli stampini ciambellina, quelli basta, che ho preso alla Auchan, 8 stampini che ho sfruttato in lungo e in largo. Non ce la e poi più, non ce la facciamo più, faremo un giveaway per smaltire tutti questi stampini. Ho comprato anche altri giapponese, sì. Ho comprato anche altri stampini di recente alla Lidl perché c'era la collezione di Pasqua e ho preso i coniglietti, i fiorellini e le coccinelle. Ti è la contentezza è massima. Sì, sì, la mia sì. Il prodotto apri e gusta del mese. Apri e gusta, sì, sicuramente lo strudel di mele, quello della Lidl, è costa buonissimo, 1,70 euro, 1,70 euro forse. Uno strudel immenso, da cuocersi in 15 buono, minuti, buono, anche bello ricco, ricco buono, dentro, buono, non buono, è di quello però... che trovi il condimento all'inizio e poi alla fine, poi al centro c'è solamente il nulla. Di solito al contrario, però va bene, hai fatto capire vagamente il concetto. Vagamente il concetto, bene. Invece il mio prodotto per il gusto ti stupirò, è un prodotto antico, un po' come me. E che cos'è? È il pane di Grissini. Sotto casa nostra ha aperto un nuovo panificio. Io non andavo al panificio sotto casa nostra perché non mi piaceva. Perché era gestito da gente poco pulita, diciamo, ecco, così. Adesso invece c'è un bel panificio e quindi ho ripreso il gusto, quando torno da lavoro, di andare a comprare il pane. Mai nulla fu più deleterio. Mi piace, poi c'è il pane, biscotti, i biscottini, le cose dolci. Buono. E niente, quindi io quando torno da lavoro vado lì, prendo il pane caldo e i grissini col sesamo, anche questi molto molto buoni, ed è il prodotto pregusta perché dalla bottega al cancello io già li ho aperti e li ho gustati. Certo. L'alimento panacea del mese. Io non ce l'ho. Tu ce l'hai e lo dico io però. Dovete sapere che questo piccolino, questo cucciolotto ogni tanto torna da lavoro stanco e spompato e allora la sua mogliettina, sapete cosa fa per farlo stare bene? Cosa fai? Un bacio sempre, e poi soprattutto la pastina con formaggino che la sera riscalda il pangino, possibilmente stelline oppure quelli là, come si chiamano, filini, capellini d'angelo, possibilmente, perché questo bimbo ha bisogno delle coccole, è vero? È vero? Bene, ora basta prendere in giro. E quindi il suo alimento panacea, pur inconsapevolmente, lo sa la moglie ma non lo sa lui stesso che lo mangia, è la pastina col formaggino, che non fa affatto bene, anzi, però fa bene all'umore, fa bene, sa di coccola, sa di casa, sa di... non ti preoccupare, qui non ti può succedere nulla, giusto? Sì, ma sempre una pastina col formaggino, comunque bene. Però sì, te la faccio è più. Molto poetica questa donna, invece il tuo? Il mio alimento panacea invece è un alimento costosissimo ed è il matcha tea. Ho comprato, dopo averlo visto per mesi sugli scaffali alle Sigo Post, abbiamo dovuto aprire un mutuo, vero? Un mutuo abbiamo aperto di 19 mutuo, euro passo... per 30 grammi, quindi il passo era da ponderare. Quanto? Niente, amore, non ci vado a casa. Lui alla fine l'ho preso, ho preso il matcha tea, che è un buonissimo Quanto? Antiossidante, assai, che era un buonissimo antiossidante. Vi ho detto che mi vedevo un po' spenta qualche video fa sul canale Ombretta, dove vi aspetto tutti. Bene, vedete che la mia pelle piano piano si sta rimpinguando. Mi piace dire questa parola, loro mi piace. Rimpinguando, e quindi comunque, perché se non fosse così per 13 euro 30 grammi, veramente. Si sta svegliando, no, non è merito del matcha tea. Ma costa quasi più della droga questa cosa qua. Va, veramente. Va. Non è merito del matcha tea se sono più fresca in viso, è merito di alcune cremine e sto coadiuvando anche con il tè verde. Bene, sappiamo che questa donna è pazza, e poi andiamo avanti. E comunque l'ho comprato ed è panacea per forza, visto quello che è costato. Ecco, allora, poi. Ti tiri su, ecco. Sì, infatti. Allora, il food place del mese. Per me è il McDonald's. McDonald's? Sì, di sì. Nuovo? Sì, mangio là, mangio spesso là, quindi. Lo ha messo, ragazzi. Che devo fare? Sono sempre fuori. Poverino. Secco. Devo dire che le cose non mi faranno male magari in futuro, ti ma piaccio. Sul momento non mi fanno male, quindi vabbè, anche per questo te la passiamo. Il mio food place del mese, la smetti di giocare col cane? Almeno falla vedere che la gente chissà cosa stai facendo. Eccola, il mio food place, spettinata. Il mio food place del mese, invece, voi non ci crederete, ma è la strada. Il momento più piacevole del mese di febbraio, io lo ricordo collegato ad un momento in cui ho mangiato un cono con panna per strada durante la festa di Sant'Agata. Mangiavo cono con panna da tempi veramente lontani, ma soprattutto in quel momento, quella sera, c'era un clima
clima abbastanza mite, quel bel cono con tutta la città in festa, proprio la strada è stato il momento in cui ho più goduto. Sarà anche che io, come ho detto, anche la pizzetta, io mi sono preso la pizzetta, anche la pizzetta era buona. Sarà, non lo so, sai, quei momenti in cui e poi ti rimane impresso per sempre nella testa, qualche profumo, qualche cosa, la musica di una canzone. Lo scaduto del mese. No, sempre lo scaduto del mese, quale può essere? La pasta frolla, no? No, la pasta sfoglia. È proprio la pasta sfoglia che avete visto agire nella ricetta. Io l'ho dovuto tagliare quel pezzo. L'ha tagliato uno sciamonito. Però in pratica è la pasta sfoglia che ho usato per fare lo strudel salato. Era scaduta, ragazzi, da un mese. Ho provato. E siamo vivi? Siamo vivi, era ottima. Io l'ho guardata bene, non era muffita. Poi io tengo questi preparati molto vicini alla parte interna del frigo, dove la temperatura è sempre costante, è sempre molto bassa, quindi ha sfogliato benissimo, era perfetta. Sarebbe meno stato... meno male, questo ci ha salvato la vita, quindi. Sarebbe stato uno spreco buttarla. Veramente. E allora la pasta sfoglia che comunque è risultata benissimo. Ultima domanda, la ricetta che volete assolutamente fare e che ancora non avete avuto modo di fare. Io ne ho ben tre. Dimmi. E sono i babà. Una di voi mi ha mandato, ora non mi ricordo adesso il nome, scusami, ma ti citerò quando vi farò proprio la ricetta, dirò che è quella tua di famiglia, mi ricordo tutta la storia. Quindi il babà è questa volta una ricetta seria, napoletana. Vai, e poi le brioche con l'uvetta passa voglio fare, e soprattutto una torta per Pasqua che è deliziosa, la voglio fare da quando ho aperto il canale, non c'è mai stato modo. Che cos'è? Qual è? Questa la torta, non lo dico, sorpresa, quest'anno spero di farcela. Bene, la mia rimane sempre la torta Sacher. Che è facile, quindi magari col cioccolato di Pasqua. Sì, ma sono di quelle cose facili che poi uno alla fine dice è troppo facile, non lo fa mai. No, poi... non la faccio per non dilatarci. Sì, e quindi dalla dilatazione noi vi salutiamo, vi ringraziamo di aver visto questo video. Salutiamo i nostri tutti. Amici in collaborazione, quindi ciao ragazzi, ciao Mauro, ciao Antonio, ciao Marta, ciao Michele, ciao Claudia. Noi abbiamo, quindi salutiamo voi siete nostro sponsor migliore, quello che ci fa andare avanti. Mi raccomando, qua sotto il nome della nostra impressione troverete l'IBAN e cosa per fare la donazione a 2 cuori una K. Mi raccomando, regaliamo una cuccia a questo povero cane, regaliamo un cervello a questo povero uomo. Bene. E noi ci rivediamo presto. Ciao.